Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video vi mostro i prodotti finiti per quanto riguarda la pulizia, la cura della casa. Come al solito non sono tantissimi, ma siccome sono ingombranti è un video che faccio più spesso. Allora, parto con un prodotto che vi ho fatto vedere nel video degli acquisti naturali del mese, vi lascio il link di quel video, ed è del marchio Spiragreen, un marchio che io trovo alti gotà, ma netti gotà un pochino più grandi, da Risparmio Casa e da Mauris. Questo qua è un diffusore citronella più geranio, con gli essenziali naturali, qua c'è scritto naturale, col disegnino dei bambini, del cane e del gatto, ed è un tipo quei profumatori per ambiente con i bastoncini, però appunto anti zanzare. È ottimo, costa una sciocchezza, mi sembra intorno a 2-3 euro, vi dura tantissimo, voi calcolate che è quasi un mesetto che ce l'ho e non è neanche vicino alla metà. Io ve lo mostro, ve ne parlo semplicemente perché poi così butto la scatola, però appunto dura un sacco e è super efficace perché da quando l'ho messo le zanzare erano sparite e io quest'anno ho avuto per la prima volta in 30 anni che sto in questa casa, ho avuto una vera e propria invasione di zanzare e questo devo dire che mi ha risolto completamente la situazione. Ho terminato i Kleenex, questi qua presi al DM, questi sono 100% riciclati sia nel pack esterno sia proprio i Kleenex del marchio Ebelin, sono 60 fazzoletti, 99 centesimi, sono i miei preferiti, costano pochissimo e il fazzoletto è abbastanza spesso, quindi non è di quelli proprio ecco inutili, è una bella carta, però rimane molto molto morbida sulla pelle. Ho terminato poi per quanto riguarda la lavatrice, questo ammorbidente della Winnis, è quello ai fiori bianchi, mi è piaciuto, un buon prodotto, ne basta poco, è molto liquido. La profumazione è veramente molto molto delicata, ma poi non si va a sentire sui panni, non mi dà problemi di allergia né a me né alla gatta e io lo utilizzo per lavare le lenzuola del letto perché dà appunto un po' quel lieve profumo di pulito che a me piace. E poi per la lavatrice ho terminato il Cura lavatrice classico sole, che è il mio preferito, costa poco e ci sono due boccette, è molto efficace, pulisce bene la lavatrice, la mantiene a lungo bella pulita, bella profumata, un buon profumo e niente, mi piace e acquisto sempre lui. Per quanto riguarda invece pulizie varie, allora ho terminato questo che è il mio prodotto preferito, ne ho già comprato un altro, del marchio Mr. Magic, è il lavafrigo e microonde, sgrassatore igienizzante con aceto naturale, non richiede risciacquo, previene cattivi odori. Io non sopporto la profumazione dell'aceto, questo non sa d'aceto. Io ogni settimana pulisco il microonde, il frigo e anche la macchinetta del caffè, quella cialde, con questo prodotto. E calcolate che 375 ml mi è durato almeno un anno e mezzo, se non due, utilizzandolo appunto una volta a settimana per tre elettrodomestici. Quindi è una roba infinita. Io lo trovo da Ipersoap, un buonissimo prodotto, lava benissimo, sgrassa super bene, non rimane l'odore nel frigo o appunto nel microonde, ottimo, il mio preferito. Poi ho messo in frigo, non è ancora finito, però appunto voglio buttare la confezione, il cattura odori, quello da frigorifero di Emulsio Naturale, è appunto un ovettino con all'interno un gel, pulifica l'aria del frigorifero, cattura e distrugge gli odori, è inodore, preserva il sapore del cibo, durata 60 giorni, secondo me durerà più di 60 giorni, è buono perché effettivamente non ha nessuna profumazione ma toglie cattivi odori dal frigo, quindi anche questo promossissimo. Poi ho preso, anche questo ho in uso, di V5, acquistato quindi al Lidl, il mop lavapavimenti in microfibra. Io compravo quelli di Veleda in microfibra, mi trovo benissimo con i mochi
in microfibra, si lavano bene e lavano bene. Quelli di Veleda costano intorno alle 4 euro. Questo ho pagato una sciocchezza, ne ho acquistati due perché prima ne avevo preso uno solo, mi sono trovata benissimo, ne ho preso un altro perché io con uno ci lavo il bagno e con l'altro il resto della casa. Mi piace molto, è un buon panno microfibra, lava bene, e niente, ve lo straconsiglio. E ha molti, non è di quelli un po' spelacchiati, ecco, è bello pieno di cencini microfibra. Poi ho terminato il Vicinette disincrostante gel, è un presidio medico chirurgico disinfettante, protezione calcarea. Allora, qui c'è scritto pulisce fin sotto l'acqua, elimina germi e batteri. Questo lo utilizzo due volte a settimana quando faccio proprio la pulizia profonda del bagno, che lo pulisco due volte a settimana in modo profondo. Effettivamente è vero che rimuove le incrostazioni e il nero che si forma con il calcare dell'acqua anche sotto appunto l'acqua del WC, però è vero anche che tipo il giorno dopo è nuovamente nero, quindi sì, è un buon prodotto che fa lì per lì, ma non ha un'azione prolungata nel tempo. Per un'azione prolungata nel tempo vi consiglio di Vicinette quelle bustine in polvere che vengono appunto messe nel WC, lasciate tutta la notte, e quelle veramente per mesi la tazza rimane bianchissima. Però comunque anche questo non è un cattivo prodotto, è senza candeggina perché a me la candeggina mi dà fastidio e non voglio utilizzarla. Ultimo prodotto, Braun, salviettine multiuso igienizzanti, detergi tutte le superfici, doppio strato, senza risciacquo, rimuove germi e batteri, sono 40 panni profumati al limone. Sì, la profumazione è buona, ma niente di che. È un panno abbastanza spesso e è tutto puntinato. Mi sono piaciuti, era un bel pacco, dura tanto. Tra l'altro ne ho un altro in uso da un sacco di tempo, è a metà. Io questi panni li utilizzo per disinfettare le cose che prendo al supermercato, comunque nei posti dove gli oggetti vengono toccati da tante persone. E mi sono trovata bene. Buone, non lasciano l'alone di sapone, non appiccicano, non lasciano appunto la profumazione sugli oggetti, ve le consiglio. Io queste le ho prese da Ipersoap, ma ho visto che si trovano anche da Risparmio Casa. Bene, questi erano i prodotti che ho finito per quanto riguarda la cura della casa. Fatemi sapere che cosa mi consigliate di provare, perché io ogni volta che mi consigliate qualcosa me lo scrivo e poi provo. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale, perché in questo modo vi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!